Davide, torniamo indietro. Adesso Gig esiste, c'è stato fatto anche un fumetto su Gig, molti vogliono il sequel o una serie TV o qualcos'altro. Cioè, adesso esiste un immaginario, però prima non c'era niente e non c'era magari nemmeno un'industria, no? Un cinema italiano che potesse pensare a una cosa così. Quindi, quanto è stato difficile far sì che Gig esistesse? Beh, è stato talmente difficile che ho dovuto produrlo io, perché quando andavo a parlare con i produttori, ed era il 2010, settembre 2010, e per un anno ho visitato un po' di case di produzione, da chi mi diceva sì, ti faccio sapere, e chi invece si è esposto dicendomi senti, lascia stare, il genere in Italia non ha senso, non funziona, non fa soldi, soprattutto dubito che tu riesca ad avere le capacità per poter raccontare una storia così, lasciale stare agli americani perché noi queste cose non le possiamo fare. Quella nello specifico è stata la volta che mi sono incacchiato un pochino di più, perché tra l'altro lui mi ha spostato il soggetto e mi ha passato una sceneggiatura di una commedia, ha detto oh, questo dovremmo fare, senti ma non è che conosci qualcuno che ci possa mettere dei soldi? E io sono rimasto tipo interdetto e ho detto scusa, sto venendo qui nella speranza che tu mi dai i soldi per poter scrivere la sceneggiatura e mi chiedi se ti trovo i soldi a te, ma che stai a dire? Però ho detto, la cosa più assurda è che io ho giustamente pensato, dico, forse vorrà che faccia la regia. No, voleva manco che facessi la regia, mi doveva solo i soldi. No, ho preso la sceneggiatura, sono uscito, manco l'ho salutato, ho lanciato la sceneggiatura, ho detto adesso parto per sta crociata e lo faccio. Tanti ragazzi e tante persone che vogliono ampliare lo sguardo cinematografico italiano adesso lo possono fare. Spero che i produttori, quando qualcuno gli si presenta con una storia curiosa, innovativa e particolare, dicano: aspetta, no, rimani un attimo, vediamo un po', proviamo, perché se no è la morte. Non c'è cosa peggiore di sentirsi dire che questo è il cinema, è così, è definito in quest'idea e oltre questi confini non si può andare. È proprio la morte dell'espressione, quindi combattiamolo. La differenza l'ha fatta non ovviamente soltanto che il film